Buonasera a tutti, eccoci ritrovati con la parola da casa. Il programma ai tempi del coronavirus, e speriamo che sto coronavirus si sta calmando un pochettino, eh? Ragazzi, per noi finalmente è arrivata la fase 2, cioè significa meno puntate, però questo non significa che siamo più pigri, anzi, vedrete benissimo. Stasera io sono molto emozionato, contento e anche un po' gasato, devo dire la verità, perché abbiamo un ospite molto molto particolare. Poi lo conoscete, molti di voi lo conosceranno, il suo nome è Costanzo Ioni, autore di questo libro Stive per Guida Editori. Poi del titolo naturalmente ci parlerà lo stesso Costanzo. Perché sono così, diciamo, con questo, sono pervaso da questo umore così speciale? Perché Costanzo Ioni, a parte, come dire, essere una persona molto curiosa e ha una lunghissima storia da raccontarci, oltre, diciamo, naturalmente alla presentazione del suo libro, che poi è il motivo fondamentale per il quale lo abbiamo contattato e lo abbiamo voluto con noi qui, è perché lui è una persona, come dire, che fa della poesia veramente un'arte particolare. Qui abbiamo la possibilità di parlare di tante cose. Avete visto, chi ci ha seguito ha visto che abbiamo parlato di, per esempio, di poesia civile, di poesia romantica, abbiamo parlato di metrica, abbiamo parlato di poesia più leggera, più impegnativa. Ecco, con Costanzo Ioni noi parliamo di tutto insieme. ha questa grande capacità, diciamo, di assemblare il tutto e lo vedremo presto. Allora io, visto che non vorrei annoiarvi ulteriormente con diciamo, le mie osservazioni che avrò modo di fare durante la trasmissione, chiamo Costanzo Ioni immediatamente. Eccolo qui. Buonasera, Costanzo. Ciao Federico, buonasera. Come stai? Abbastanza bene, come avrei potuto verificare anche 5 minuti fa quando ci siamo visti per circa mezz'ora. Ma io lo dico per gli altri, no? Chiaramente, e io per questo rispondo in questo modo, per mantenere, diciamo, un tono un po' scherzoso. Che non fa mai male, anche perché comunque vediamo, siamo reduci, diciamo, anche da puntate abbastanza drammatiche, sempre per le tematiche e non per, naturalmente, per gli ospiti che sono sempre stati molto molto gradevoli. Dunque, Costanzo, questa è una domanda che faccio sempre. Com'è stato per te e com'è naturalmente questo periodo del coronavirus? Anche perché la trasmissione è nata un po' così, quindi proprio per farci compagnia durante questo periodo un po' particolare e quindi dacci insomma una testimonianza. Sì, io l'ho vissuto in maniera particolare perché io lavoro in un ufficio che è stato dichiarato essenziale, l'ufficio del Comune di Napoli. Quindi io ho continuato ad andare in ufficio ogni giorno, prendere il treno perché io vivo lontano, sono un pendolare, quindi io a prendere il treno ed era impressionante perché treni vuoti, stazioni deserte, quindi questa atmosfera nella quale non incontravi nessuno e sapevi il motivo per cui non incontravi nessuno. Questa ovviamente è stata una tragedia che ha colpito l'umanità, anche se ci sono altre tragedie che forse uccidono più persone di quante non ne abbia ammazzato il coronavirus, con le quali noi conviviamo tranquillamente ogni giorno e ce ne accorgiamo di meno, diciamo, forse perché ci interessano di meno, perché ci colpiscono di meno, non lo so. Fanno meno notizia, possiamo dire. Sì, non ci colpisce, cioè il fatto che muoiano di fame o di qualche malattia per assenza di vaccino, milioni di bambini in Africa, forse è una cosa alla quale facciamo poca attenzione.
Va bene, questo è diciamo un tema abbastanza particolare, cioè, come dire, mesi e mesi, cioè anni direi a questo punto di discussioni di un certo tipo, anche da parte della politica, naturalmente hanno fatto il proprio corso. Va bene. Allora, a questo punto comunque io ti chiedo, diciamo subito, diciamo, Costanzo, prima che poi di chiamare Giuseppe, io e di parlare proprio della tua poesia, io ti chiederei, leggici qualcosa, giusto per anche introdurti a chi non ti conosce. Se Sì, non la vuoi leggere. sicuramente. Io, siccome il libro, come tu dicevi, si intitola Stive, lo mostro per far fare attenzione a questa copertina. Questa è un'immagine particolare, questa è la Vlora, che è quella nave carica di albanesi che arrivò a Bari negli anni 90, se non ricordo male. Quindi c'è tutto un gruppo di poesie che sono dedicate al tema dell'emigrazione, dell'immigrazione, e che hanno dato anche il titolo al libro. Quindi leggo proprio per cominciare uno dei testi di Stile, proprio il testo iniziale. Quello che cominciai a scrivere proprio quando gli immigrati non venivano ancora dall'Africa, ma venivano dall'altra parte dell'Adriatico. Stiva nascuso, corpo fetuso, purpe migrante, turpe gitante, stiv, d'intano buco buio, e là buciardo, tadicettolo surdato, ca sulla varca ne sagliette po' controllo, e contraissa, non c'è contasta ca si partuto, per venire allo paese più gentile, paese capartus, do tu, semena all'era, paese roccantà e don magnà, paese roccagnà. Ed è perché sto sonno ca si partute notte, come un ladro, come un delinquente, come uno clandestino, come uno ghete, diritto a questa casta terra di sirene. E ne accattasti sto biglietto, che in canto di sirene, su frequenze scontate per serafiche emittenze, se incagliano centoni e committenze, e ne pavasti tuste plus valenze. E stiva nascuso, stiv, nella stiva buia desta buccia, cucertata gente tutto quanto fetoso, rinta sta fetosa varca, e stiva nascuso, stiv, nomme buciardo, per non te fa canusce, e le sirene ca suonavano, che stesi de guardie, attorno a questa varca buia, addò cucertata gente stiva, stivato, dinta buccia, buia e buciarda, buccia de una casta committente. Aggiungo semplicemente che avrete notato che ci sono dei giochi di parole, uno su stive, che può significare le stive delle navi, ma in napoletano stavi, oppure questo nome anglosassone Steve. E dall'altro lato questo gioco su buccia buccia, e voglio sottolineare, questo lo metto anche nel libro, è l'unica annotazione che metto, buccia è una barca da pesca spagnola. Quindi vedi, abbiamo visto, cioè, che c'è appunto, questo poi ne parleremo meglio quando arriverà Giuseppe, c'è cioè, quindi una mistura linguistica, chiamiamola così, poi entreremo nei dettagli. Io intanto invito Giuseppe a entrare e a unirsi alla nostra discussione. Ciao Giuseppe! Salve, ciao, Ciao ciao, Giuseppe! ciao, ciao Costanzo, ciao Federico, ciao ai nostri amici. Sento un ritorno molto fastidioso adesso. Forse c'è sempre dall'altra parte Sì. Costanzo quando parlo, però non si sente. No, adesso lo sento, no, ma può darsi all'esordio, può darsi che si senta di più. Sei Va bene. emozionato. Può darsi. Allora, allora lasciamo basta con la battuta sui capelli, non se ne può più, ha detto Anna Maria, no, basta, non mi coinvolgere per favore in questa storia, sono fatti tuoi, se tu non ti vuoi tagliare i capelli, insomma, quindi la lasciamo stare per questa sera. Devo dire che uno degli ospiti, siamo in quattro oggi, non siamo in tre, perché c'è un altro ospite. E in questa trasmissione silenzioso, occulto, che si chiama Entusiasmo di Federico Preziosi, perché effettivamente, caro Costanzo, non ho visto così entusiasta
Federico come in questa circostanza, come in questa puntata, perché devo constatare che da quel poco che ho potuto cogliere, la poesia di Costanzo in fondo è una poesia, e quello vedremo anche nel corso di questa trasmissione, è una poesia che colonizza tutti i pori, no, di un fare poetico, cioè qualunque cosa, qualunque elemento che viene in mente pensando alla poesia, in qualche modo cade, e cade bene nella poesia di Costanzo. Il libro di Costanzo che presentiamo quest'oggi in realtà è un libro abbastanza smilzo, vero Costanzo? Non sono un centinaio di pagine, grosso modo, però come si suol dire un libro denso, ecco, che raccoglie anni, se non addirittura decenni di riflessione, di meditazione intorno alla parola. E quindi ci fa capire come in fondo, no, il risultato. Costanzo ha pubblicato, almeno a livello di libri, intendiamoci, ha pubblicato due volte sostanzialmente, però il risultato è meno importante del processo a cui la ricerca conduce. Quello che è fondamentale in questo libro è la ricerca, il percorso di lavoro intorno alla parola. E poi lo vedremo meglio nel corso di questa trasmissione. E nella parola è appunto quello che è importante, no? È quello che si pone davanti, è questo essere sempre, diciamo così, in prima linea, no? Perché colui che è in prima linea, e poi la parola avanguardia in realtà che ce lo indica, è quello che sbarra, che come dire, con un colpo di testa da ariete rompe il muro delle convenzioni linguistiche. Ecco, è questo che fa un po' il poeta, chiamiamolo così in senso alla buona, per una facile sintesi, d'avanguardia. Ecco, credo che questo sia sufficiente per ora per intavolare un discorso col nostro Costanzo. Sì, sicuramente Giuseppe, tu hai ben inquadrato la questione. Prima di tutto il libro, appunto, come tu sottolineavi, è un libro abbastanza piccolo, sì, ridotto, sì, con poche pagine, ma che condensa un'attività di oltre un trentennio. Io ho pubblicato solo due libri, prima della nascita di mia figlia e quando mia figlia aveva già compiuto più di 30 anni. Quindi il conto è facile, sono circa 32 anni di differenza. Però in questo libro, come in una conversazione privata sottolineavo a Federico, è un libro che condensa non solo questo lavoro, ma anche tutta una serie di pubblicazioni che comunque in maniera sparpagliata, in riviste anonime o più note, in tutti questi anni ho fatto. Io ho avuto modo in questi giorni di fare una piccola rassegna, vi posso assicurare che non c'è tutto, non ho trovato tutto, ma praticamente i testi che stanno in stive vengono da questo malloppo qui, grosso modo, non più grande. Cioè questi sono libri, riviste e via dicendo, nelle quali ci sono miei testi che si sono accumulati nel corso degli anni. E poi ce ne sono molti altri che non si trovano in questo libro. Quindi il lavoro è proprio questo, è un lavoro di sperimentazione, ma di sperimentazione come è possibile farla, diciamo, nella nostra epoca. Non a caso io ho partecipato alle attività del gruppo 93, che marcava una netta differenza rispetto alla precedente avanguardia, in particolare rispetto a quella del gruppo 63, perché col gruppo 93 si teorizzava l'impossibilità di fare la rivoluzione letteraria o meno, e quella di modificare le cose, cioè di andare all'assalto del potere. Tant'è vero che in un convegno
che si tenne all'Università di Siena, Romano Luperini definì questa nostra attività letteraria, utilizzando il termine di acquario, un po' l'acquario dei pesci che ti guardano in questa cosa, per cui poi fu anche coniato il termine di poesia della lateralità. Quindi è un contestare, ma un porsi anche un poco di lato. Ovviamente questa attività non è uniforme in tutti gli autori che hanno partecipato al gruppo 93. Ci sono state delle distinzioni, ci sono state anche degli scontri e delle separazioni. Quasi subito se ne andarono via Francesco Bettini e Francesco Muzzoli come critici, e con Carmine Lubrano fecero poi un'antologia che fu intitolata Terza Ondata. Ma all'interno stesso del gruppo 93, cioè degli autori che erano rimasti all'interno del gruppo 93, le posizioni erano diverse. Io, per esempio, ho un impegno, dimostro nei miei testi un impegno civile e politico più marcato, più evidente, mentre altri autori, pur avendo questo impegno, non lo dimostrano in maniera così evidente. Quindi questo comunque a sottolineare che naturalmente anche in una, cioè in un movimento d'avanguardia, poi naturalmente il poeta esce sempre, viene fuori sempre per le proprie caratteristiche, cioè ha sempre qualcosa di, come dire, di personale da mostrare, cioè che fare gruppo, insomma, non è una, è una condivisione, ma anche uno scontro in un certo senso, cioè non è unità, non è sinonimo di unanimità, quindi ognuno ha una propria voce, ognuno ha un proprio percorso, una propria visione, cioè ci sono delle differenze, come poi penso vediamo anche in altri movimenti d'avanguardia storicamente. Sì, il gruppo 93 era un luogo di confronto fra alcune realtà abbastanza nette che si coagulavano in particolare a Napoli e Genova, con alcune presenze anche fra Milano, Bologna e qualche altra città d'Italia, e a differenza del gruppo 63, nel quale di napoletani non ce n'era uno, mentre invece nel gruppo 93 la presenza degli autori napoletani è molto forte. Chiaramente con tutti questi autori, da Mariano Baino a Lello Voce, ma anche Marco Berisso, Guido Caserza, Paolo Gentiluomo, siamo rimasti in grandissimo rapporto di amicizia e di confronto, ma poi ognuno ha fatto il suo corso, anche perché il gruppo 93, proprio per rimarcare la differenza rispetto ai precedenti gruppi di sperimentazione poetica e letteraria, prese questo nome non come anno di fondazione, ma come l'anno già definito dall'inizio di suo scioglimento, cioè il gruppo è stato fondato nell'89, 1989, e prese il nome di gruppo 93 perché già si era deciso che nel 93, come poi in effetti avvenne, il gruppo si sarebbe sciolto. Ho capito. Va bene. Costanzo, allora io direi a questo punto di leggere un'altra poesia, così, e poi passiamo avanti con la discussione. Poi vorrei fare una domanda a Costanzo, certo. Ma dopo. Sì, proprio per dare un po' idea del, diciamo, di questo periodo così ampio, passato, e quindi anche di una diversità di scrittura che nel periodo si evolve, leggo un breve testo da L'antica allegria del guidatore e poi successivamente un altro estratto da Fuochi Fatui. Fuochi Fatui è l'unico testo, perché questo è un discorso che poi forse dopo faremo, ma visto che lo leggo adesso ci tengo a sottolineare, è l'unico testo che nasce proprio al momento della sua scrittura non per la pagina scritta. Era un testo che doveva diventare un video e io in qualche modo cercherò di rappresentarvelo, poi vedrete. Ma leggo prima un brano dall'Antica Allegria del Guidatore, dove parlo del nostro territorio, di qualcosa che conosciamo e dell'inquinamento che ci circonda.
L'asfalto della strada non è sempre compatto, né sempre lo stesso. A tratti riappare uno strato più basso, oppure una gobba malforme. A tratti si torna sul ricamo di pietra scheggiata. La strada rasenta da un lato il già fiume Sarno, di neri pigmenti ombreggiato, fra il liquido incerto volteggiano scarpe spaiate, cinture borchiate, cenci ormeggiate su rovi sporgenti, accanto qualche casa ben serrata all'umido della notte armeggiante. E in questo periodo di lockdown il Sarno, come anche i canali di Venezia, ha ripreso un poco la sua identità che purtroppo sta già perdendo. Invece Fuochi Fatui, come vi dicevo, era un testo che doveva diventare un video, era praticamente un lavoro che doveva rappresentare una mescolanza di linguaggi, ma attraverso l'incidente. L'incidente era quello che avveniva in un banale televisore, siamo negli anni Ottanta, questo testo l'ho scritto negli anni Ottanta, quando c'erano ancora i televisori in bianco e nero, con il cambiamento di immagini. Cerco di rappresentarvelo. Intanto, in strada, sparare, funerale, lessica, troppo tardi, siamo arrivati già al consumato, nulla, ioni in questo posto, sentiero instabile dell'occhio, alba ondulatoria e vaga, l'arredamento della casa è lineare, essenziale, soprattutto vari schermi che vagando si incrociano alle pareti, e si resta in casa, ma si è dovunque. È sufficiente programmare le sequenze dei filmati, soltanto non riesco a incassarmi con niente, lo schermo ripete, l'avevo già in mente. Molto, molto, queste sono, ci offriranno sicuramente degli ottimi spunti. Giuseppe, volevi fare una domanda tu prima? Sì, io volevo fare una domanda molto semplice. Allora, tu hai parlato, Costanzo, del fatto che hai pubblicato solo due volte e nel frattempo però hai lavorato, sei stato protagonista comunque del mondo poetico, del mondo culturale attraverso anche la pubblicazione nelle riviste. Allora ti chiedo molto molto onestamente, che compito hanno avuto le riviste negli anni 80 e 90, negli anni in cui tu hai lavorato bene anche, no, con la poesia, poeticamente parlando, e che compito hanno oggi e se ci sono, secondo te, riviste valide che possano essere, diciamo così, da traghettatori alla cultura della scrittura e della cultura poetica? Sì, io ho un limite in questo perché ho questa mia tendenza e questa mia preferenza per lo sperimentale. Però uno sguardo ogni tanto cerco anche di darlo quando posso a un tipo di scrittura diversa, perché io non credo che si debbano fare differenze in questo. La qualità è qualità, quindi un conto è il genere nel quale che uno pratica, un'altra cosa è la qualità del lavoro. Le riviste hanno avuto un ruolo importantissimo negli anni 80 e 90, ma un ruolo che già era minore rispetto a quello che avevano avuto negli anni precedenti, cioè man mano il testo scritto è diventato sempre più marginale, meno incisivo rispetto a una realtà sociale. Quindi già in quel periodo si delineava una realtà di una diffusione, una circolazione di questi lavori, di questi elaborati, che era all'interno di un circuito di appassionati e basta, non riusciva ad andare fuori. Era molto difficile che anche una poesia di impegno civile riuscisse ad avere un grande impatto. Cioè, i tempi di Pasolini e del dibattito, anche dello scontro con Sanguinetti, erano ormai passati. Oggi, ormai è conclamata questa realtà, anche se io credo, sarà che sono ottimista, che questa marginalità alla fine possa rivelarsi anche come un dato positivo,
perché ti dà maggiore libertà, la possibilità di lavorare meglio nel profondo, e quindi anche se il tuo campo di azione sociale è limitato, però riesci comunque a creare un discorso, un dibattito, e a portare avanti un confronto anche in campo letterario. Questa è, come dire, la mia riflessione su questo aspetto. Costanzo, io invece avevo una domanda che vorrei porti, è la seguente. Il rapporto che hai con il teatro, cioè, è come il teatro secondo te può agire, per esempio, con la poesia, come abbiamo visto anche dall'ultima lettura che hai fatto? Sì, l'avete sentito appunto nella mia lettura, anche se io ormai sono diventato vecchietto e mi sono arrugginito. Ma l'esperienza teatrale e anche quella radiofonica, perché ho lavorato anche in una radio privata per alcuni anni, mi hanno aiutato molto in questo senso. Ora, il rapporto fra teatro e letteratura ovviamente è molto forte, come fra tutte le espressioni artistiche. Però questo mi dà la possibilità di sottolineare un aspetto che riguarda proprio la città di Napoli, che è quella alla quale credo comunque facciamo riferimento, comunque alla quale io faccio riferimento. Ed è quella di questa situazione che si è determinata a cavallo fra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 proprio a Napoli, questo confronto fra il teatro e la letteratura, in particolare la poesia. È un aspetto al quale io ci tengo molto, cioè nel momento in cui a Napoli esplodeva una nuova modalità di rappresentazione teatrale, che era quella della nuova spettacolarità, e parliamo quindi di Mario Martone e di Tony Servillo, tanto per citare i nomi più famosi, a confronto con questi operatori teatrali c'erano dei letterati che facevano una sperimentazione analoga negli stessi luoghi, e questi operatori in gran parte erano quelli che poi avrebbero partecipato al gruppo 93, quindi con come citavo prima, con Mariano Baino, Lello Voce, eccetera eccetera, ma anche per esempio con Bruno Arpaia, che poi ha preso tutta un'altra strada. Bruno Arpaia è un romanziere abbastanza noto, credo. Avevamo costituito dei gruppi e facevamo delle attività negli stessi luoghi, come spazio libero, dove sperimentavano le loro cose Mario Martone e Tony Servillo. Quindi il confronto era fortissimo. Insomma, c'erano un po' di personaggi. Non è... Sì, Napoli era una città molto vivace, anche se la questione è questa. Uno si lamenta sempre di ciò che avviene nel contemporaneo. All'epoca Napoli è una città molto vivace, ma noi eravamo coscienti e consapevoli che era molto meno vivace della Napoli degli anni 50. Oggi noi possiamo dire che Napoli è meno vivace della Napoli degli anni 80-90, ma secondo me poi fra qualche anno scopriremo che non è così. quello che c'era prima è sempre meglio, insomma. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa oppure possiamo continuare con un'altra lettura? No, possiamo continuare con un'altra lettura, poi eventualmente facciamo un'altra riflessione, ma intanto vorrei... Sì, Giuseppe nella sua precedente riflessione sottolineava una cosa abbastanza importante che è presente nei miei testi, che è questo atteggiamento onnivoro, nel senso che c'è questa tendenza a assumere tutto. È una poesia non della scarnificazione, soprattutto nella sua esposizione degli ultimi anni, che è quella che potremmo definire plurilinguista, anche se già vi ho detto cosa penso su questa definizione, ma tende a, invece che di lavorare sulla scarnificazione, è qualcosa che tende alla ridondanza,
quindi assume tutto, trasforma tutto e cerca attraverso anche perché no, un po' di divertimento di affrontare certe tematiche. I temi che sono più presenti nei miei testi sono quelli dell'ambientalismo e anche del traffico, che si può riferire all'ambientalismo, ne abbiamo già parlato prima, quello del pacifismo e quindi contro le guerre, ma c'è anche una attenzione al fare letterario, alla scrittura. E quindi, per esempio, adesso vi leggo un testo tratto da Ciurme tempestose. Io mi diverto molto con questi titoli, dove queste ciurme tempestose sono i poeti che si trovano su questa navicella della letteratura e si scontrano in continuazione, come avviene anche ai giorni nostri, anche in rete. Vi leggo un pezzo. Mallu, as tu poeta e non meno scrittore, o tisso e lo piuttosto botaniere di quelli che crescono li flers e le fioriere? E a lui, non mi rispanni, non mi stendi al sol, non mi nomanni? E a lui, al lupo sciancoliato che infame se l'incerca nel secchiume, quello del pattume, il lupo marsicano morso de culo e fianco, tutta si sec, ma anche che pull face chi uno break. E stu poeta po, che età che c'ha? Non ce l'ha n'età? O è com novillano e screanzato che dice d'essennato quando piantano un arbro che mo non può sapere che età che c'ha perché n'hanno tagliato? All'arbro, mica al screanzato. E Mallù, custu poeta, se può le ragionare e rovellar sopra le umane sorti, o storti teneri pensieri e cheri esplodono senza meta per livellare montagne, de champagne, culline, intendo, né pretendo infine de sverminar la dieta. Ello est poeta, ed ella ancora, un'aurora de burdella inquieta, tanno va urgendo il foglio, scoglio ca fuggendo scanso, manzo de broglio in che sto agendo scanno, ma ello ed ella non se stanno, e ce rifanno, ca vomitano burdella, sonette e lasse, e vanno intorno riligendo a scorno. Quindi qua possiamo praticamente entrare, anche se diciamo tu hai detto che lo contesti, poi forse magari sarebbe utile soffermarsi un pochettino per quelli che ci ascoltano naturalmente, sul plurilinguismo. Ecco. Sì. Io ti chiederei qual è l'esigenza, cioè, nel fare una poesia d'avanguardia, anche se, come dire, anche con toni scherzosi, grotteschi, anche abbiamo visto impegnati nel civile, l'abbiamo visto con Steve, per esempio. Perché questa ricerca del plurilinguismo? Cioè, quindi fare, come dire, una mistura tra diverse lingue e creare un linguaggio particolare, molto personalizzato, piegato naturalmente a seconda dell'espressione che si vuole dare in un testo. Sì, un po' perché il mondo nel quale viviamo, perché un mondo, il mondo della globalizzazione, il mondo nel quale le persone si spostano con grande difficoltà, molto meno del denaro, ma insomma si spostano molto, e quindi si mescolano linguaggi, si confondono cose e via dicendo, e quindi basta prendere un autobus che da Villa Literno viene a Napoli per trovarsi in una pluralità di razze e di linguaggi. Allora nasce un po' da questo. Dall'altro lato è chiaramente un intento sperimentale, perché cerco anche di operare all'interno del linguaggio, sia del macrotesto che del microtesto. E poi l'ultima motivazione è quella
scusate, di divertirsi scrivendo e poi esponendo le proprie cose, perché cerco di non prendermi troppo sul serio, non perché non abbia cose serie da dire, ma perché penso che c'è tanta gente che avrebbe cose serie e importanti da dire e non gliele fanno dire. Allora, io che ho questa possibilità di scrivere, di leggere, di pubblicare, di essere ascoltato da qualcuno, almeno voglio dire, voglio prendere con un po' di levità. Le cose le dico, ma poi siamo tutti quanti fatti di carne, siamo dei miserabili e viviamo su questa terra, e il nostro piacere è quello, appunto, può essere quello dell'amicizia, dell'affetto e null'altro. Giuseppe, volevi fare una domanda da Costanzo? Più che una domanda, una suggestione, un'osservazione, che naturalmente lascia il tempo che trova, perché non è frutto di un'analisi ovviamente della poesia di Costanzo, però mi viene in mente che in fondo la poesia d'avanguardia, chiamiamola così, o la poesia sperimentale, è nella sua sostanza una poesia civile, etica, morale, in una parola una poesia politica, perché in fondo mettere mano alla struttura codificale della nostra lingua in fondo significa anche mettere mano alla realtà, perché se è vero che il linguaggio, come diceva anche il primo Wittgenstein, no, è rappresentazione di una realtà, ed è l'unico modo attraverso cui la realtà si rende intelligibile, modificare questo linguaggio significa cercare, no, tentare di modificare anche la struttura di una realtà ormai codificata e ormai standardizzata. Mi pare che questo un po' sia l'intento anche di un poeta, secondo me l'intento dovrebbe essere l'intento del poeta Tukur, però questo intento viene a emergere, a essere sottolineato proprio in una poesia come quella di Costanzo. Non so se sei d'accordo. Assolutamente, tu hai ben definito quella che è non tanto il mio lavoro, ma proprio il lavoro che fa l'autore sperimentale, che è proprio questo, è quello di mettere in crisi il sistema, ovviamente con degli strumenti assolutamente inappropriati, però visto e considerato che uno scrive, uno lo fa in questo campo. Tra l'altro, in questo libro, proprio in Stive, c'è alla fine anche un'appendice teorica, questo anche a dimostrazione che appunto le cose che io scrivo, che pubblico nel 2017, non sono cose scritte nel 2016, sono cose che vengono da lontano. Prima vi ho mostrato quella mappata di riviste, e adesso faccio riferimento a questi testi, definiamoli teorici, nei quali io dico alcune cose. Per esempio, c'è questa intervista con Marisa Paparuggiero, pubblicata in Risvolti nel 1999, la rivista diretta da Giorgio Moio, oggi è in rete, una volta era cartacea, nella quale, a proposito della domanda di che cosa può fare l'autore e sul fatto che oggi la società contemporanea viva in disagio, io rispondo: la velocità è l'ultima frontiera, l'ultima possibilità di sfruttamento per il sistema capitalistico. La globalizzazione, così come ci viene imposta, è in fondo questo, il sempre più rapido spostamento di merci e risorse finanziarie, l'espropriazione istantanea e generalizzata di ogni possibilità di autodifesa. Le enormi povertà ed ingiustizie della società contemporanea vengono mascherate da montagne di ipocrite dichiarazioni di principio e dalla riduzione di nobili campagne umanitarie a pure elemosina. Nei paesi come il nostro, cosiddetti più sviluppati, questo processo può tuttavia essere vissuto
può tuttora essere vissuto con un certo distacco e quindi esprimendo disagio, ma anche da noi già emergono altre manifestazioni ben più profonde e laceranti. Però sto cercando, ecco, il poeta non può in questo quadro presumere di poter svegliare le coscienze, ma nel contempo deve svolgere con onestà un ruolo di ricerca della verità fra scorie e detriti dell'immensa discarica del mondo contemporaneo in cui sono mescolati senza gerarchie passato e presente, eccetera, eccetera. Quindi è proprio questo, è il ruolo che svolge il poeta, in questo caso il poeta sperimentale, che cerca nel suo piccolo, nel suo settore molto, molto specifico, molto marginale, di mettere in crisi, di creare dei problemi a quello che è l'assetto consolidato del potere. Sì, infatti dissi che cioè scrissi che in una nota che praticamente il tuo atteggiamento, cioè il tuo linguaggio, la tua mistura linguistica era appunto una contestazione del neostandard che appunto massifica il pensiero, cioè cercare di inventare un linguaggio nuovo è appunto questo, però mostrarlo così in maniera diciamo proprio più politica, così smaccatamente politica, secondo me è interessante, cioè c'è questo fine, quindi non solo diciamo della sperimentazione della parola in sé, ma per un obiettivo ben preciso. Questo secondo me è qualcosa che io credo sia raro oggi da trovare una tendenza del genere, cioè proprio cercare di appunto rappresentare la realtà con, o meglio, quello che si percepisce come realtà, però con un linguaggio personalizzato che comunica in modo alternativo, anche per esempio con suoni, anche con, l'abbiamo visto per esempio con stive, con termini che sono simili tra di loro, oppure hanno ambivalenze, anche con un legame con la tradizione, mi sembra, in un certo senso, per quanto riguarda, e questo poi sarebbe anche, cioè, anche interessante da far emergere, cioè chi, per esempio molto spesso per esempio chi sostiene, almeno così diciamo, chi fa la storia poi della poesia, però insomma qualcuno che dice io voglio fare qualcosa di nuovo e si vuole sempre porre in rottura con la tradizione. Io invece trovo che la tua poesia anche nello sperimentalismo però abbia un grande legame con la tradizione. Non so se ti senti di condividere questa osservazione, Costanzo. Assolutamente, assolutamente. Questo non è una pratica solamente mia. Nell'ambito del gruppo 93 c'erano diversi autori che avevano un forte legame con la tradizione, tanto per citarne uno, Marco Berisso scrive prevalentemente sonetti, o almeno scriveva prevalentemente sonetti, quindi si è recuperata all'interno del gruppo 93 anche un po' la forma chiusa, senza contestare quello che è stato tutto il lavoro svolto né una pratica testuale diversa. Però l'autore deve avere la possibilità di variare sui vari registri a seconda del lavoro che deve svolgere. Non è che il registro poetico rappresenti il potere. Il potere è rappresentato da altro, è rappresentato, diciamo, una volta era rappresentato dalle case editrici, perché oggi la carta stampata, sia i libri sia i giornali, credo che abbiano molta poca rilevanza, e quindi da tutt'altro, cioè il linguaggio massificato della televisione e dei mass media in generale, questo è. Quindi è vero, io non a caso utilizzo anche termini che richiamano al Medioevo, termini superati, uso molto il dialetto come lingua di origine, anche se a proposito del dialetto va sottolineato che il mio dialetto, anche nei momenti e nei punti in cui utilizzo molto il napoletano,
è un dialetto slabbrato, è un dialetto degenerato, quindi non è assolutamente quello puro al quale si riferiscono altri autori. È tutto un meticciato. Sì, assolutamente. Sì, forse è anche l'aspetto più evidente un po' di questa tua scrittura, di questo lavoro, no? Cioè quello di mettere insieme più linguaggi, più idiomi, però sempre ibridandoli in maniera tale da renderli, come dire, da costruire una sorta di lingua universale, una sorta di esperanto che sia in qualche maniera intelligibile, che sia comunque, abbia una sua struttura grammaticale, non so come dire, che sia comunque comprensibile da chi legge, anche se magari i dettagli non si comprendono, però l'importante è che la struttura sia, diciamo così, chiara, no? Ecco, è un po' il contrario, un po' il contrario della metasemantica, perché ti dà l'idea di un significato. Qui invece il significato c'è all'interno di una lingua comunque che non è propriamente italiano, non è propriamente napoletano, non è propriamente latino, però ecco, è appunto un meticciato che mantiene comunque una comprensibilità chiara, immediata, almeno questa è la mia sensazione. Non c'è una difficoltà, ecco, nel leggere questo lavoro, che poi è questo meticciato, diciamo che così, crea anche delle forme, dei passaggi anche piuttosto divertenti, no? E lo rende godibile, ecco, pur mettendo in campo tutta una serie di riflessioni, come dicevi tu. Sì, ti ringrazio per la definizione, il fatto che tu dici che è comprensibile. Questo mi fa molto piacere, perché è ovviamente quando un autore scrive una sua preoccupazione. L'ho trovato leggibilissimo, è scorrevole. Ecco, poi ho delle difficoltà perché faccio fatica a leggere i PDF, però come libro è assolutamente navigabile, diciamo così. Cioè, una volta entrato dentro nel tessuto della lingua, della tua lingua, anche se, ribadisco, ci sono delle difficoltà idiomatiche sui singoli termini, sulle singole parole, alla fine la struttura apre continuamente il termine, ecco. Come direbbe Luca Crastola, no? All'interno della struttura il termine diventa parola, cioè il termine è un qualche cosa, no, che termina, appunto, che chiude, invece la parola è qualche cosa che già articola, no, un'apertura, ecco. No, ma sicuramente il flusso che determina il senso del testo, non la singola parola, è proprio il concatenarsi fra le varie cose. Fra l'altro, una riflessione da fare su questo aspetto, su questo tipo di linguaggio, è la sua intraducibilità. In che lingua se caso mai qualcuno lo volesse tradurre, in che lingua lo traduciamo? Sì, non è traducibile, è così, cioè non lo puoi cambiare, non lo puoi modificare, è così com'è. Quindi questa è una cosa forse inconsapevole nella mia scrittura, cioè è una riflessione che ho fatto successivamente, perché io ho anche un po' riflettuto sulla traduzione e la necessità di rappresentare in una lingua diversa dei termini che difficilmente sono traducibili. Chiunque lavora in questo campo lo sa. Proprio nel mondo della globalizzazione, dove c'è una necessità di avere a portata di mano la possibilità di tradurre testi, comunque di comprendere ciò che viene scritto in un'altra lingua, cozza, almeno per quanto riguarda la mia scrittura, contro il fatto che la devi leggere così com'è. Anzi, Pietro Paoli, che fa una bellissima prefazione, io credo che la cosa più bella di questo libro sia ovviamente la prefazione di Antonio Pietro Paoli,
lui sottolinea l'esigenza di leggere questo libro ad alta voce. Sì. Perché nel momento in cui lo leggi ad alta voce, sei portato a dare ai termini l'inflessione che avrete notato do io nella mia lettura. Certo, sì, no, ma sottolinea, lui parla, mi pare proprio, già lo mette come titolo, no? Parla di una lingua arravugliata, cioè avviluppata, no? Io dico stratificata, ecco, di varie sonorità, di vari termini, di vari influssi, di vari elementi territoriali, e c'è una dimensione spaziale che è quella del territorio, no? E anche poi termini inglesi, e poi anche temporale, perché naturalmente utilizzi una lingua che non sta più, non è più, no? Nel territorio, che insomma il latino lo utilizza alla tua maniera naturalmente, però ecco c'è questa dimensione spazio-temporale che si, come dire, man mano che si arravoglia, no? Non so come dire, si ingarbuglia, ecco, si avviluppa, apre comunque nuovi, questa è la sensazione che ho avuto io leggendo il libro, apre sempre nuovi spiragli, apre sempre nuovi spazi, apre sempre nuove intuizioni, risonanze, ecco, e suggestioni, no? Sì. Ecco, prima di passare magari di nuovo la parola a Costanzo, vorrei, proprio a proposito di suggestioni, vorrei leggere proprio la parte iniziale proprio del codice e regolamenti, no? E siamo in un punto dello scritto, non si può dire che come vi siamo arrivati né da quale parte, probabilmente vi siamo apparsi. Allora, queste due righe mi fanno venire in mente un noto basso, no, di Dante, no? Non so bene io come vi entrai. Ecco, allora ti chiedo, che rapporto hai tu proprio con i classici, con la sostanza proprio della poesia che per me è Dante e Petrarca? Hanno contribuito, nutrono un po' la tua poesia o è soltanto una demolizione capricciosa fino a se stessa? Secondo me non è così. No, io credo di aver avuto come tutti quanti un iniziale atteggiamento di ripulsa nei confronti della letteratura storica, tradizionale, via dicendo, che è dovuta al fatto che te la fanno studiare a scuola e te la fanno studiare male. Certo. Quindi praticamente io non sopportavo una serie di autori, e questo porta poi, nel momento in cui tu continui a avere interesse per la letteratura, in una fase successiva a tornare su questi autori e ad approfondire la loro scrittura, e a quel punto ti si apre un mondo e ti rendi conto della profondità che c'è dietro il verso di quella persona. Non è solamente un'abilità tecnica, che già è molto, perché la capacità, come dire, di scrivere soprattutto in forma chiusa dei versi è già una cosa che pochi riescono a fare felicemente e con efficacia, ma quando poi cominci a renderti conto anche di tutto quello che c'è dietro, quello che trovi dietro quei testi, allora veramente la cosa si fa interessante. Io praticamente adesso sono in una situazione che potrei definire quasi felice, perché mi avvicino alla pensione e quindi mi approssimo ad avere tanto di quel tempo libero e quindi poter man mano riprendere dalla libreria testi di autori classici o di autori contemporanei e cominciare a mescolarli un poco, leggendoli a mio piacere. Certo, bene. Perché poi in fondo e concludo questa riflessione, in fondo il poeta, diciamo, sperimentale
mi viene in mente, no, che quando si distrugge un palazzo vecchio non lo si distrugge così a caso, no? Metti degli esplosivi, bisogna metterli nei posti giusti, no? Per farlo implodere in un certo modo. Cioè, voglio dire, bisogna, per distruggere bisogna conoscere la struttura di quello che vai distruggendo, perché la destrutturazione è in fondo la valorizzazione di quello che distruggi. Ecco, è in fondo il poeta sperimentale, secondo me, per come la vedo io, non fa altro che utilizzare come risorsa ciò che demolisce. Non so se sei d'accordo. Giuseppe, sono pienamente concorde. Io credo che per fare un'attività di sperimentazione tu debba avere una profonda conoscenza della letteratura classica. Assolutamente, devi partire da lì in tutti i campi artistici, sia nella pittura, sia nella scrittura e via dicendo. È così, cioè, per sperimentare, per tendere al nuovo, bisogna avere una conoscenza molto profonda di quello che è stato, diciamo, che è stato prima di te. Questa consapevolezza la devono avere tutti gli operatori, gli autori, ma insomma gli artisti più in generale. Purtroppo, allora, devo dire, sì, una nota dolente, ci sono autori che invece non si definiscono sperimentali, ma classici, e che probabilmente non hanno ben letto la letteratura classica. Come pure è vero che ci sono degli autori sperimentali che io definisco che praticano lo sperimentalismo di genere. Come dire, l'importante è fare un lavoro onesto, cioè mettersi davanti alla pagina scritta degli altri con interesse e cercare di entrarci dentro e via dicendo. E poi, quando scrivi, cercare veramente di avviare una competizione feroce con te stesso per cercare di tirare da te e il massimo, non la prima cosa che ti viene. Certo, no, spiego un attimo la mia domanda, Federico, perché effettivamente lui dice bene, effettivamente ci sono tanti cosiddetti poeti, scrittori che si definiscono avanguardisti e che sostengono che non è necessario conoscere la tradizione e la letteratura. Questa è una cosa, secondo me, pericolosa e denigratoria nei confronti proprio del fare letteratura, a mio modo di vedere. Non ci si può improvvisare. Sì, perché comunque penso che sia abbastanza sciatto come atteggiamento. No, bisogna dirlo a chiare lettere questa cosa, perché io vedo tanta gente che si improvvisa a scrivere, a mettere lì, senza sapere neanche chi era, che ne so, non so, per dire, neanche Sanguinetti, per dire, ecco. Sempre lo sperimentalismo, tra l'altro, secondo me, sono anche letture molto impegnative, perché ci si deve addentrare in codici che sono molto diversi e anche originali, cioè, nel senso che se io approcciarsi ai classici in un certo senso, come dire, ci sono delle basi comune, come posso spiegare, invece nello sperimentalismo c'è sempre il guizzo che ti fa andare oltre, cioè, quindi che quella cosa che un po' scardina tutto, e quindi andare dietro a questo elemento che scardina, però vedere che poi, se poi questo, come dire, se non ti fanno proseliti, è difficile che poi il linguaggio vada avanti. Molto spesso lo sperimentalismo purtroppo resta, diciamo, una testimonianza di quel tentativo. È difficile che entri, come dire, che uno sperimentalismo apra poi a un nuovo linguaggio, per quanto i risultati possono essere molto interessanti. Certo, no, per questo è importante chiarire questo aspetto. Scusa, Costanzo, se ho sottolineato. No, assolutamente, anzi, io vedi, mentre parlavi, io convengo assolutamente con quello che tu hai detto. Mentre parlavi mi veniva in mente, a proposito del fatto che dicevo prima, degli autori che abbiamo studiato a scuola e che abbiamo odiato e che poi abbiamo riscoperto,
mi è venuto in mente Pascoli. Allora, plurilinguismo. C'è un testo di Pascoli nel quale Pascoli fa parlare gli immigranti in slang. Pascoli. Cioè, certo. Pascoli che ci hanno insegnato a scuola. Questo testo non ce l'hanno mai fatto, cioè a me non l'hanno mai fatto leggere, l'ho letto dopo. Quindi, come dire, bisogna avvicinarsi agli autori, quelli classici, quelli contemporanei, con amore. Certo. Bisogna veramente cercare di capire che cosa mettono le cose. Ovviamente la tua è un'interpretazione, cioè la mia, la tua nel senso di mia, è un'interpretazione personale. Quando leggo un autore sono io che lo interpreto in quel modo, però l'importante è l'onestà dell'atteggiamento col quale ho approcciato, ho fatto questo approccio con questo autore. Quindi facciamo leggere. Allora, Federico, io devo dire che domande ce ne sono poche, perché sì, infatti per questo siamo oltre la soglia dell'ora. Sì, cosa. Oltre la soglia dell'ora, come dico sempre io, però perché evidentemente la gente, insomma, approfittando della domenica, però insomma non è un problema, perché poi il video lo vedranno in differita eventualmente. Quindi possiamo indugiare con un'altra lettura e poi farei una domanda di una persona che Costanzo non conosce per niente. Va bene, Costanzo, allora procedi con un'altra lettura. Leggo questa che è tratta da Kettenis, che è un gruppo di poesie alle quali tengo molto, perché sono legate anche a delle storie personali della marginalità, eccetera. È un gruppo di testi dei quali si parla di trasporti, della difficoltà di chi abita in periferia di arrivare nel centro. Però in questo testo io faccio qualche riferimento anche alla scrittura e anche al rapporto fra chi vuole conservare la tradizione letteraria, perché a proposito di questo discorso dello sperimentalismo o altro, da un lato è anche, come dire, da contrastare o comunque non condividere chi invece, quando pratica la scrittura, si riferisce a una lingua passata, già non contemporanea. Ogni autore invece sulla lingua opera una innovazione, sia che sia sperimentale che non sia sperimentale, perché lavora nel presente e quindi deve tenere conto della lingua, di tutto ciò che è stato fatto sicuramente in passato, ma anche della lingua del suo tempo. Ma lo si capisce meglio sentendo il testo. Allora, siamo su un autobus, uno di quelli appunto che da Villa Literno portano a Napoli. A mesca fratellanza, in coppa sto bus, sto mezzo che danza, in coppa sto mezzo scassata, che avanza conosciata, ansimante, nuciata che donante non cerca crianza nata, sto mezzo imballato, sto mezzo costi patos. E noi all'interiora, noi che non lassamma fora, mancano chiova, mancano pelo d'uovo, e noi che non ci serriamo, che pur la primera regolera dei fluidi ci influidiamo, che pur la mescola ammiccante ci ammischiamo, teneramente avvinti, nostro popolo dipinti pendolanti, stregnuti tutti quanti, ecumene dei viachianti, e con me, come non me, numero cabalo, ca fui a cabaco, esse strapola d'inta stuguaio, ad into esto un turcenarsi del linguaggio, ca mesco ogni specie di legno e di lignaggio, sto shaker, sto desertico migraggio. Sta lingua ignorantissima, stregnuta e sbattutissima, in traffica intensissima. E a mesca fratellanza, ruminata la panza, con gente d'ogni erranza, le scienze d'ignoranza, satollati, fatte una coranza, ballando con la danza de stu mezzo, de stu bus, che se scassate, non te da chiuius, stu mezzo de surplus, stu quattro rota che annunciata plus, che resta fermo con lingua de fora, lingua che gli resta in superficie, lingua de brossura, lingua de vernice, non è più la lingua più perfetta,
la lingua d'allora, lingua d'interiora. Bellissimo, bellissimo. E poi lui ha questa dote, no? Anche ribadisco, anche se poi qualche termine sfugge, però lui lo rende plastico, non so come dire, e lo rende chiaro, no? Nonostante che magari, ecco, perché mi viene in mente quello che diceva appunto sempre Wittgenstein, che all'interno di un sistema linguistico e quindi di un linguaggio, tolto un elemento, no, l'armonia del sistema non ne risente. Ecco, mi pare che qui, anche se non c'è intelligibilità di un singolo termine, l'armonia non ne risente. Ecco, e tutto è in qualche maniera chiaro, limpido, perché è anche l'atmosfera che si crea, no, che è fondamentale, l'ambiente proprio di ciò che ci circonda, le suggestioni, gli usi, i costumi, l'intenzione anche comunicativa, che è importante. Sì, come sono molto contento di queste tue definizioni, Giuseppe, perché in realtà è proprio questo il lavoro che ho cercato di fare nel corso degli anni, perché l'esigenza era quella, vabbè, di cercare di essere innovativo, ma comunque quella anche di essere comprensibile. E allora ho lavorato molto sia sul macrotesto che sul microtesto. Allora, il microtesto è un qualcosa al quale tu puoi fare attenzione se ti applichi al testo e vai a vedere termine per termine. Però se tu ascolti o leggi il testo complessivamente, comunque il macrotesto ti deve dare un senso. Certo. Al di là del fatto se vai a cercare il termine, il significato e ti applichi sulla singola parola, cioè proprio il testo in generale che ti deve dare quell'impressione, quella sensazione. Quindi mi fa molto piacere che tu abbia dato questa definizione. Sì, sì, ma è la particolarità anche di un buon poeta, secondo me. Ecco, perché poi io quando leggo i grandi poeti, no? Ci sono, per esempio, Federico lo sa, che lo ama moltissimo, il Montale di Ossi di Seppia. Ci sono delle cose che non si colgono, perché magari usa termini un po' desueti. In realtà poi questo non dà fastidio, ecco, perché non è che uno si incaglia nel termine e quindi non prosegue e boccia quella composizione di Montale, ma dico Montale per dirne altri, no, come incomprensibile. Ecco, quando il testo è talmente arioso, no, che rende, diciamo così, irrilevante il singolo elemento di esso, allora vuol dire che il testo, secondo me, funziona. Ma ci sta anche, cioè, c'è anche un atteggiamento, secondo me, molto particolare sulla sonorità, cioè nel senso, certo, che sia per quanto riguarda Montale, ma anche per quanto riguarda la poesia di Costanzo, cioè c'è una grandissima attenzione alla parola, nel senso sonoro e anche nel senso parlato, proprio per questo macro testo che deve emergere. Certo. Questo secondo me naturalmente, cioè, si nota tantissimo da questo, e questo poi voglio dire la cosa che è scritto anche in prefazione, cioè quando Pietro Paoli dice che abbiamo detto non si capisce tutto alla perfezione, però nel complesso tutto è, voglio dire, superabile, cioè il lettore riesce a cogliere tutto, cioè, quindi questo non lo ribadiamo, Costanzo, anche perché nel corso di altre trasmissioni, cioè di altre puntate, è emerso, come dire, c'è stato questo dibattito sulla comprensibilità del testo oppure no, cioè, quindi dare questa dimensione, cioè, e quindi fornire questo esempio per noi è anche importante, perché la parola da casa appunto ha questo obiettivo un po' di rappresentare, ecco, un po' la poesia di oggi, per quello, anche se c'è una varietà sconfinata, però insomma, certo, meno male, sì.
Meno male. Allora, Federico, io leggerei le domande, due domande, in realtà due osservazioni / domande, perché la gente, insomma, effettivamente di domenica si è un po' liberata dalle catene, quindi è uscita, però non è un problema, perché comunque lo vedranno in differita come sempre. Allora, Armando Saveriano, ho detto: Armando, mi raccomando, fai domande semplici. Sì, sì, non ti preoccupare, che le farò, non saranno comprensibilissime. Si è visto. Allora, sono intercorsi, Armando, grazie, voglio bene. Sì, eccola qua. Sono intercorsi 32 anni dalla tua prima pubblicazione. Steve raccoglie l'articolata esperienza di una mescolanza, forse volebbe dire. Mescidanza teatrale performativa che sublima realtà e reverie, ombre e scatti di vita con ironiche e disvelanti aperture di senso. In te il menestrello elvate con una sapiente mordace strizzatina d'occhio. Questa è la tua sintesi di poetare che realizza un'opera tanto magnetica, credo, quanto ergodica. Aspetta che mi alzo. Appunto, va bene, ce ne possiamo pure andare. No, va bene. Armando, in maniera molto affettuosa, come al solito, con la sua capacità di individuare gli aspetti della scrittura che si svolge nell'ambito della produzione di un autore, ha individuato certe cose. Ovviamente, come dire, rapporto, vedi, lui usa questo termine, mescidanza, è un termine che lui ha utilizzato anche qualche altra volta, non so se nei confronti del mio testo o del testo di qualcun altro. Teatrale performativa eccetera eccetera, quindi lui coglie questo aspetto che chiaramente è evidente in particolare nel momento in cui io leggo i miei testi, perché è un qualcosa anche in più che io fornisco, ma non è solo quello, perché Armando questo lo coglie, fa parte proprio è un po' quello che abbiamo detto stasera, fa parte proprio del mio modo di procedere, del mio lavorare. Io sono nel momento in cui scrivo, adesso non è che voglio come dire, dare definizioni iperboliche, ma nel momento in cui scrivo il mio corpo si dimena, si disarticola, cioè è un turbine che si muove all'interno, ma non è il turbine, diciamo, dell'ispirazione calata dall'alto che ti porta a creare la grande poesia eterna. È molto più banalmente, molto più semplicemente, diciamo, la sofferenza, almeno così io la vivo, la sofferenza che in me si incarna, la sofferenza dell'umanità che si incarna in me nel momento in cui scrivo, almeno questa è la mia impressione. Armando, vabbè, sapessi scrivere come lui. No, non conoscevo questo, devo essere mescidanza, devo dire che non lo conoscevo come te, devo essere sincero. Ergodico sì, ma... mescidanza, però Armando è veramente foriero. Non esiste solo la soglia dell'ora, Giuseppe. Certo, esatto. esatto. Allora, Maria Gabriella Cianciulli, un'osservazione più che una domanda, è uno sperimentalismo viscerale, dice, a sottolineare quanto sia necessario smussare, sgretolare attraverso il linguaggio un mondo letto con affanno, disapprovazione, il tutto ammantato di ironia. È un po' quello che ci siamo detti nel corso di questa trasmissione, no, Costanza?
Sì, questo mi ricorda una definizione che della mia scrittura diede Edoardo Santelia, che utilizzò il termine di ironia furibonda. Credo che siamo lì, anche Maria Gabriella, praticamente il senso del suo commento è questo. C'è ironia, c'è scherzo, tutto quello che vuoi, ma c'è anche tanta rabbia. Ed è quello che si coglie, insomma, immediatamente. Forse, diciamo. Forse è un'osservazione generale che faccio io. Forse l'ironia in fondo è guidata dalla rabbia in senso generale, o no? Sì, assolutamente. È proprio il desiderio di scagliare un oggetto, un sasso, un giavellotto, mettendolo a ridere, ma proprio nei confronti del proprio avversario, in modo che lui si spanci dalle risate mentre gli arriva questo giavellotto addosso. Certo, perché non ci si rende conto che in fondo mi pare che ci si rida di se stessi. Lorenz, no, diceva che noi ridiamo di certi atteggiamenti buffi degli animali, ma in realtà non ci accorgiamo che rivediamo in questi animali noi stessi. Ecco, l'ironia è anche forte, no? In certi modi, ecco, ironici dei cani, ecco, è perché vediamo in qualche maniera proiettati in questi animali il nostro comportamento, ecco, quindi in realtà più che ridere dovremmo piangere, no? Vabbè, si ride per non piangere, sì, esatto. certo, era una sfumatura anche sul senso dell'ironia in questa poesia. Allora, Federico, ormai siamo 1:23, io direi che possiamo terminare qui. Sì, abbiamo presentato Steve, sì, guida, allora, giusto? Guida editori, sì. Guida editore. Il link d'acquisto è già, diciamo, sulla la traccia della diretta, quindi se invece volete andare a trovare Costanzo, lui vi fa le firmette, quindi fa la dedica. Io sono molto contento perché oltre a parlare di questa trasmissione, intendo, perché oltre a parlare ovviamente di questa silloge, abbiamo in qualche maniera evidenziato alcuni aspetti di quello che in senso, come dire, molto approssimativo chiamiamo sperimentalismo letterario. E con Costanzo abbiamo chiarito alcuni elementi, alcuni aspetti oscuri, o meglio, oggetto di luoghi comuni. Ecco. E quindi sì, mi fa piacere che con Costanzo si sia chiarito questo aspetto e si sia messo un po' con i puntini sulle i, come dico sempre io, ed è una trasmissione molto interessante per chi vuole, secondo me, affrontare la questione dello sperimentalismo, cioè come gestione, naturalmente, poi per approfondire. Dimmi. Giuseppe, scusa, posso fare solo una breve annotazione su questa cosa? In realtà è anche una, al di là del fatto che è obbligatorio, cioè un autore quando fa sperimentazione, ovviamente, come tu giustamente dicevi, deve conoscere bene gli autori classici e via dicendo, ma sempre per tornare un po' sul piano ironico, è anche quasi un obbligo, perché gli sperimentatori, sia quelli dei primi del fine 800, primi 900, sia quelli più recenti, si dovevano confrontare con altri autori o facenti parte del gruppo della sperimentazione o non facenti parte del gruppo della sperimentazione, e là dovevi spiegare ciò che avevi scritto. Io quando, come dire, ho vissuto in maniera molto parziale situazioni del genere, che non hanno nessun paragone con gli scontri feroci che facevano i futuristi, per esempio, o i dadaisti a inizi secolo, però, per esempio, proprio al convegno
di studi organizzato all'Università di Siena, Leonetti commentò un mio testo dicendo che lui non aveva mai letto nulla di più bello, più interessante, una cosa del genere, via dicendo. Dopodiché, subito dopo, affrontò il discorso sul testo successivo e disse che invece quello non aveva proprio capito che cosa voleva significare e mi fece crollare. Diciamo, successivamente noi autori dovevamo rispondere e quindi io ho dovuto rispondere a Leonetti e trovare le parole giuste per dire che cosa avevo cercato di fare. Certo, certo, perché altrimenti, cioè, voglio dire, se un autore scrive delle cose sulla base del proprio estro personale, della propria inventiva personale, del proprio capriccio, beh, possiamo fare a meno anche di prenderlo in considerazione, perché che tu veda il mondo in quella maniera e lo veda solo tu, a me, francamente, francamente me ne rischio. Che me ne frega? Cioè, mi devi far vedere una struttura, non mi devi far vedere la tua opinione. La tua opinione è quello che io prendo in considerazione al bar. Sì. Non so se è chiaro. Sì, io ho su Facebook galleria fotografica che di volta a volta a giorno, che si intitola Hans Toffel. Hans Toffel è quella bellissima poesia di Detlef von Lilienkron, poeta romantico, sottolineo, del romanticismo tedesco, credo degli anni 20 del 1800, il quale scrive questa poesia in cui c'è questo Hans Toffel che fa il poeta e scrive delle poesie dedicate alla sua amata, e lui va in giro a leggere le poesie dedicate alla sua amata, e lui continua a scrivere via dicendo, e la sua amata lo aspetta perché lo ama molto, e lui continua a scrivere, lei lo aspetta e lo ama molto, insomma alla fine lei se ne va con un altro. Questo è il senso della poesia di Lilienkron, e torno a ripetere, un poeta del romanticismo tedesco. Yeah. Questo per dire la tradizione, poi alla fine come viene percepita è un po' quella che ci hanno inculcato, non quella che esattamente è stata, e ci sarebbe tanto da dire, anche se è proprio sul rivalutare la tradizione e vederla con una luce diversa, con occhi diversi. Esattamente, ma è sempre questo, sì. No? È sempre questo, e mi viene in mente anche, poi chiudiamo, una frase di Leo Strauss che diceva, insomma, che l'intera filosofia è in fondo una chiosa di Platone e Aristotele. Ecco, alla fine lì si ritorna, c'è sempre qualche cosa di nuovo, ma è una rimodulazione di ciò che è stato detto prima. Se non c'è questa rimodulazione non è possibile neanche aprire come dire, una sorta di indagine, no? Cercare di portare avanti una verità. Certo, va bene, allora a questo punto noi ci salutiamo. Ci salutiamo, ringraziamo, allora veramente ti ringrazio tantissimo Costanzo, perché anche molte cose mi sono anche parlando proprio in questa ora e mezza ormai con lui, mi sono ancora maggiormente chiarite, e altre cose si sono, certe mie convinzioni sulla poesia, sull'esperimentalismo, chiamiamolo così per comodità adesso, sul plurilinguismo si sono radicate ancora di più, ecco. E quindi sono contento anche di questo. Allora, noi ringraziamo Costanzo, ringraziamo naturalmente i nostri amici, e allora leggo l'ultima osservazione, grazie per questa magnifica serata poetica, i miei complimenti a Costanzo Ioni per la sua interessante e particolare poesia sperimentale, e come sempre i saluti a voi Federico e Giuseppe. Allora, lo leggo perché e questa è un'osservazione di Joan Joseph Barcelo, spero di averlo pronunciato bene, che sarà il nostro prossimo ospite domenica 14.
giusto? Sì, con elettronegatività. Elettronegatività, ecco. Quindi sì. È il primo ospite internazionale, possiamo dire. Esattamente, primo ospite internazionale, sì. Perfetto, benissimo. Allora, ringraziamo ancora i nostri amici, ringraziamo Costanzo e ci aggiorniamo domenica prossima. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Sono io che ringrazio tutti. Grazie Giuseppe, grazie Federico, grazie a tutti. Ciao.